Ciao a tutti, non so esattamente perché io stia facendo questo primo ascolto di Promises di Timo Talkies Avalon. Aspettate, mi sento sto passaggio. Stratovarius al mille per mille. Ok. La cosa mi sta catturando stranamente. Pensavo di dire ah che schifo, invece non sto riuscendo a formulare frasi, quindi arrivo al ritornello e poi vi spiego. Allora, Timo Tolkki, andiamo indietro, chitarrista e compositore degli Stratovarius, impazzito poi per un periodo. Sembra una canzone di 20 anni fa, eh? Allora, la canzone da buon nostalgico del pop metal mi sta piacendo. Questo è Timo Tolkki, questo è il progetto Avalon, che è al secondo disco, credo, che sta uscendo. Il primo mi ha fatto cagare. C'era qualcosa di non male, però troppo copiato il progetto rispetto agli Avantasia, Avalon, tutti gli ospiti, una metal opera, insomma, proprio copiazzata. Tra l'altro lui aveva partecipato alla prima metal opera di Tobias Sammet di Avantasia, mi ha copiato l'idea. Niente, questa canzone si chiama Promises, sì, l'avevo detto, è featuring Todd Michael Hall, che non ho idea di chi sia, onestamente, magari me lo direte voi nei commenti. I ritornelli di Timo Tolkki sono sempre molto catchy, molto t'acchiappano, insomma. Molto epici, molto già sentiti, molto tutto quello che volete. Però pensavo veramente peggio, questa canzone da buon nostalgico, come dicevo. Lui è bravo la chitarra, ammettiamo. Avrà tutti i difetti di questo mondo, sarà un... Però è un gran chitarrista. Piccola tasterina, mi porto la tastiera, ragazzi. Camion. Forse no, ero meglio prima. La canzone sta per finire, sì, è abbastanza. Un altro ritornello che... Ragazzi, questa canzone mi sta piacendo. Non so se l'ascolterò, sono di quelle canzoni che magari mi piacevano di più quando avevo, diciamo, 15 anni, 18 anni. Adesso, insomma, forse non me l'andrò a riascoltare, però, insomma, come ho detto già tante volte, in memoria di quei tempi, mi sta piacendo. E questa chitarra neoclassica di Timo Tolkki. Il video non l'ho capito, come sempre, non capisco i video. C'è una chiave. Una serra, non una chiave, una serratura. Una serratura. Chissà se si troverà anche la chiave. Niente, questa era Promises di Timo Tolkki. Ciao a tutti, alla prossima.